Benvenuti amici di Lombardia Notizie Online al nostro nuovo approfondimento. Oggi siamo a Bergamo, dove sono state inaugurate tre case di comunità che di fatto costituiscono l'elemento che avvicina maggiormente la sanità ai cittadini. Abbiamo ascoltato le voci dei protagonisti di queste inaugurazioni, sentiamoli. Presidente, da Bergamo, città che ha sofferto molto durante la pandemia, arrivano segnali che lei vuole evidenziare. Uno rivolto al passato e l'altro invece come prospettiva futura. Ma mi lasci dire innanzitutto che il primo segnale positivo è che i numeri si stanno ulteriormente abbassando e che quindi da lunedì, come ho già detto, la Lombardia sarà tutta in zona bianca, ma soprattutto che il virus sta perdendo forze e quindi credo che la grande campagna vaccinale stia portando i suoi frutti. Sì, guardando al passato io dico che per troppi anni i governi che si sono succeduti dal 2011 in poi hanno fatto gravi tagli alla sanità e hanno cercato di pescare nella sanità quelle risorse che servivano per altre necessità, dimenticandosi che le spese della sanità sono un investimento che è necessario per tutti i nostri cittadini. Credo di poter dire che questa casa della comunità che abbiamo inaugurato da poco abbia il merito di saper interpretare nel modo migliore il significato della legge che abbiamo approvato nello scorso dicembre, quindi presa in carico della persona prima ancora che del malato, possibilità di indirizzarla a dare una risposta a quelle che sono le sue esigenze sanitarie, sociali, di vario genere, prima valutazione ed eventualmente anche visita con lo specialista, tutto all'interno della stessa struttura. E poi è chiaro che se la situazione dovesse ulteriormente peggiorare c'è la presenza sempre dell'ospedale, ma vista in modo residuale rispetto alla prima cura che si deve svolgere in questa casa. Vicepresidente Moratti, lei ha parlato di accoglienza nel corso di questa inaugurazione, di presa in carico non solo del malato ma dell'intera famiglia. Come può funzionare? Attraverso il punto unico di accesso c'è un'equipe che è fatta da medici, infermieri e personale anche dei comuni e quindi assistenti sociali che accolgono le persone, valutano i loro bisogni, li orientano verso i servizi necessari e quindi c'è una vera e propria integrazione tra il sanitario e il sociale e c'è una presa in carico della persona e della famiglia, quindi non la cura della malattia ma la cura della persona. Sono 218 le case di comunità che verranno realizzate per il 40% quest'anno, il 30% l'anno prossimo, l'ultimo 30% nel 2024 su tutto il territorio lombardo, insieme a 71 ospedali di comunità realizzati con la stessa modalità. Una sanità sempre più vicina ed è una sanità profondamente diversa rispetto a quella che avevamo fino a qualche anno fa, una sanità che riesce ad abbracciare interamente le esigenze dei nostri cittadini e quindi dei nostri pazienti. Una sanità che ha un approccio sociosanitario, quindi non più solo sanitario ma veramente quasi olistico e che permette anche ai sanitari stessi di rispondere in una maniera direi con una competenza a 360 gradi e con un intervento a 360 gradi per quelli che sono i bisogni dei nostri cittadini. Ci siamo con Maria Beatrice Stasi che è il direttore generale della SST di Bergamo. Direttore, un recupero fondamentale per la città anche perché questo è un edificio che i bergamaschi conoscevano bene. Certo, Borgo Palazzo è il vecchio ospedale psichiatrico di Bergamo che è stato man mano recuperato ed è il vero polo territoriale della città di Bergamo. Infatti quando c'è stata la possibilità di aprire una casa della comunità abbiamo subito pensato a questo luogo integrando i servizi già presenti con i servizi obbligatori della casa della comunità. Quindi siamo in grado oggi di inaugurare, di aprire una nuova casa, fermo restando che le risorse che verranno destinate col PNRR verranno poi usate per ristrutturare tre piccoli padiglioni in cui andremo a implementare e ottimizzare i servizi. Eccoci amici, siamo giunti al termine di questo approfondimento sul territorio bergamasco. Grazie per averci seguito, continuate a farlo sui nostri profili social e sul sito www.lombardianotizie.online. Alla prossima!